In fondo di Awale di Uozu, u paese e bustanigu, iso 50 abitanti d'inverno e uso bar ristorante. On va se faire deux rôtis de porc maison pour ce soir. Un soir, cu 4h30 et dopo mezz'ora, è di già, Jean-Charles Tadei, u patron, ne s'attaque a preparazione di agenda. Questo di nostri burchi. Si brua fort maximum di nostri burchi. Pour Cadio, Cuginar, Ortuladio, ou vato d'essere lontano di città impone un modo di vita per tenere aperto su stabilimento tutto l'anno. L'estate è di un mese e mezzo. L'inverno sono 10 mesi o più. Allora è importante di vaso roba per poi provare a sorteggi appena meglio. Se lo si può, se non si può, faremo come ne abbiamo sempre fatto, eh. Quando è finita la preparazione in cucina, si può passare un altro mestiere da Reda o Ancone per servire i clienti di Ula d'Hotel. E poi giunta a venire dopo mezz'ora, sono non i pochi paesani di circondo a adunirsi in giro a quelle parti delle carte arrabbiate. Je fais fausse annonce. Non, tu n'as pas fait fausse annonce. Non. Tu m'as rien donné d'entrée. Non, tu m'as rien donné. Tutto gué, d'abord plus de 50 ans. Le seul hôtel du Bozio, construit à Bustanigu il y a 20 ans. Les Tadei, propriétaires de cet établissement d'une 20aine de chambres, subissent encore le sous-équipement de la région. In degli anni 70, lo stabilimento nasce in un terreno viodo di Ubaese. Félix Tadei, o zio di Jean-Charles, ne va già al primo hotel di Bozio non su di essere ribiato da Usoni Bode in l'anno 2007. Un affare che ferma i famiglia e sempre a pro di Ubaese e di Urudione. Non c'è più nemmeno dei nostri paesi a zero apri di un caffè per una contrada. 4 persone o 5, ma ci va di bege d'abrano per la vita di Ubaese. Di un militantismo, cosa che facciamo noi, che abbiamo sempre fatto, ma non so mica se i nostri violi continueranno a farla, perché adesso è più dura per lì, no? Perché i paesi si odiano di più in più. Ma di memoria ai certi, all'epoca i caffè erano più numerosi per i paesi e a niente sortia di nu di più. Anche d'inverno, cascavano spesso eserate improvvisate in caffè, in due o paese si ritrovavano. Una serata come stasera, poi avere tante persone al contuario, due o padrone, era obbligato a stinto il braccio per sapere la seconda rangata, o pasticcio, o cosa. Dopo finiva in serata, in reboot, quando c'era un termino, a Rito Costi, a Vigatillo, un po' a Bulanda, a fare come si facevano più. Eppure, stasera qui davanti alla nostra camera, lo stabilimento era piuttosto ben chiuso. Pareti turisti e nudi per i diassi montagnoli passano in Bustanigu per dormire o mandia, come su gruppo venuto il Lyon. Et on cherchait un lieu atypique, bien corse, voilà, dans un coin un petit peu perdu. Et voilà, c'est ce qui nous plaît, c'est trouver des coins qui ne ressemblent pas trop touristiques, un peu des sentiers battus, voilà. Finita la cena, e guidare un sommeil lontane, e la serata si finisce in consonne.